Quattro giorni di festa per celebrare il Santissimo Crocifisso e San Isidoro. La festa di Borgo Petilia è stata organizzata anche quest'anno dal proprio comitato locale. Preghiere, liturgie sacre e momenti ludici accompagneranno il lungo fine settimana che inizierà giovedì 7 settembre con la festa dell'aratura e si concluderà domenica 10 con il concerto dei Collage. Ne abbiamo parlato con i componenti del comitato feste Associazione Pro Borgo Petilia. Sono veramente 4 giorni importantissimi a Borgo Petilia perché è una borgata che ha un bel bacino di abitanti e fare delle feste in queste borgate è importantissimo. Allora, avrà inizio il giovedì la festa dell'aratura, ore 17 ci sarà la benedizione con il parroco e avrà inizio la festa dell'aratura. Poi la sera c'è la Santa Messa. Passiamo al venerdì, c'è un concerto musicale. Faremo la sagra della Panella lì in piazza. Il sabato ci saranno i giochi dei bambini pomeriggio. E poi abbiamo come intrattenimento Salvo la Rosa e Toti e Totino. La domenica c'è la messa di mattino, ore 11. Poi il pomeriggio c'è la processione per le vie del borgo con Sant'Isidoro e il Crocifisso. Al rientro ci sarà la messa celebrata dal nostro vescovo Mario Russotto. Finendo la messa ci sono i giochi d'artificio e subito dopo prenderanno i collaci, ci saranno. Cosa si Faremo la aspetta? sagra, ecco, ho dimenticato che sabato e domenica facciamo la sagra della salsiccia. È un modo per poter raggruppare qualche centesimo per le spese che abbiamo per sostenere la festa, perché tutta questa festa viene fatta sulle nostre spalle dal comitato, disturbando gli abitanti e circondare qualche azienda che ci dà qualche sponsor. Ma sono sacrifici perché c'è un bel budget di spesa che abbiamo e se manca qualcosa dovremmo mettere pure di tasca noi. Però è un momento per raggruppare tutta l'agenda circondaria, i ragazzi, incentivare la borgata, perché Borgo Petilia è una storia, una borgata che conosciamo tutti, c'è una bella parrocchia e allora tutti noi del comitato cerchiamo di spingere sempre con questa grande voglia di fare sempre di più. Questa è una cosa storica e cercheremo di portare sempre la cosa più avanti possibile, con i nostri sacrifici. Speriamo di migliorarla.